Il ritorno del mostro peloso. Il bel principino e la tenera Lucilla se ne andavano allegramente in giro per il mondo, volando sulla fedele farfalla gigante. Visitarono le piramidi d'Egitto, il deserto dell'Arizona e persino una falegnameria. Andavano dove volevano e avevano tutto per essere felici. Di sera si fermavano a dormire in magnifici alberghi con piscina e al mattino facevano delle prime colazioni strepitose. Eppure, tutte le sere, la principessa sospirava. «Oh, come mi piacerebbe rivedere il castello del mio babbo!» diceva. Il principino si faceva venire nuove idee, cercava nuovi paesi, inventava nuovi giochi, ma niente da fare. Ogni sera la principessa sospirava. «Il castello del mio babbo è più bello di qualsiasi altro posto!» diceva. E ogni sera avanti così. Finché un giorno, mentre Lucilla ripeteva per la millesima volta: «Oh, come mi piacerebbe tornare al castello del mio babbo!» Il principino perse davvero la pazienza. Cominciò a dire che la principessa era una strega, una capra, una smorfiosa, un disastro, una nullità. «Non sei mai contenta!» gridava, e intanto batteva i piedi e si rotolava per terra. Finché, a forza di dire quelle brutte parole, la rabbia divenne così forte che all'improvviso, sbrang, il principino esplose in mille pezzi. Al suo posto, ecco apparire il mostro peloso. Un mostro orribile, con una testa enorme, da cui uscivano direttamente due piedini di ridicoli. Un mostro con due braccia lunghe e sottili che uscivano dalle orecchie e che si agitavano continuamente per fare aria. Era di nuovo lui, il mostro da cui era uscito il principino. La farfalla gigante se la filò alla svelta. I camerieri dell'albergo si nascosero in cantina. Arrivarono i pompieri e la polizia. Tutti pensavano che il mostro avrebbe mangiato la povera Lucilla. E invece no. Il mostro improvvisamente scoppiò in singhiozzi. «Oh, Lucilla, peli di gorilla, è tutta tua la colpa, peli sulla polpa. Mi hai fatto arrabbiare, peli in mezzo al mare, ed eccomi di nuovo un mostro, peli nell'inchiostro. Tornerò nella mia grotta, peli nella ricotta, tutta umida e buio, peli nella gianduia.» «Ma no!» rispose la principessa. «Io ti voglio bene anche così. Ti voglio tanto bene che ti porterò al castello del mio babbo.» Diede un fischio e la farfalla gigante tornò di corsa. Lucilla fece salire il mostro. E qualche minuto più tardi il re vedeva atterrare nel cortile del castello la sua amata figlioletta, e questo andava bene, accompagnata da quella creatura spaventosa, e questo non andava per niente bene. I soldati scapparono a gambe levate e il re si ficcò in testa, la testa in giù in una tana di topi. Subito il mostro ricominciò a frignare. «Ecco, faccio paura a tutti! I peli sono brutti e nessuno mi vuole bene, peli come catene.» «Ma io sì, io ti trovo davvero carino, peli nel budino, e sono molto innamorata, peli nell'insalata. Tu per me rappresenti, peli a quattro palmenti, il tipo davvero ideale, peli da carnevale.» Poi lo portò a visitare le stanze del castello, così lussuose e raffinate che il mostro decise di restare. Insieme alla principessa si sistemò in uno degli splendidi appartamenti. In fondo, era molto meglio stare lì che in una grotta umida e buia. La principessa gli raccontò delle favole. Poi il mostro andò a giocare a basket con quelle sue braccia lunghe lunghe, che furono anche utili per liberare un lavandino otturato,
in giardino raccolse le ciliegie sui rami più alti. Alla fine disse: «Sono molto contento, peli di cemento». Allora il re uscì dalla tana del topo, i soldati tornarono ai loro posti e fu deciso di dare una grande festa per presentare il mostro peloso a corte. La principessa indossò un vestito meraviglioso, pieno di nastri, fiocchi e merletti. I sarti di corte inventarono un vestito per il mostro, un grande cappello di seta con delle lunghe maniche elastiche per infilare le braccia. I calzolai di corte confezionarono un paio di scarponcini di vernice per quei suoi ridicoli piedini. E poiché il mostro non sapeva danzare, il maestro di ballo gli insegnò almeno a girare su se stesso. Lo chiamarono il valzer della trottola e subito diventò un ballo di gran moda. Il giorno prima della festa tutti erano molto contenti. Solo il mostro aveva l'aria triste. Rosicchiava il cappello con aria piagnucolosa e ogni tanto si soffiava il naso nella cravatta. «Cosa c'è che non va?» gli chiese la principessa. «Mi piacerebbe invitare la mia mamma», rispose il mostro. Subito la principessa ordinò che un messo a cavallo portasse l'invito nella caverna umida e buia della mamma pelosa. Ma il mostro era ancora triste. «Vorrei anche il mio papà!» E via un secondo messaggero. Il mostro continuava a piagnucolare. «E poi c'è mio fratello, e mia sorella, e le zie, e gli zii, i cugini, i cari nonni». Il mostro aveva una famiglia che non finiva più. La piccola Lucilla se ne accorse il giorno della festa. Il ciambellano stava all'entrata della sala e annunciava gli invitati facendo un piccolo inchino. I parenti pelosi erano molto originali e portavano ognuno un dono. Per prima entrò la famiglia dei peli sul naso. La madre si inchinò davanti alla principessa, depose il suo piatto e disse: «Io mi chiamo Canasta, impasto la pasta e pure i pasticcini». «Fantastico!» disse Lucilla. Poi entrò la nonna. «Io mi chiamo la Salsa e ogni giorno lavoro col sugo di pomodoro. I miei complimenti e grazie». Poi ecco la figlia Dorina con le tartine di trota tramontina. E il padre Garenna con un pesce senza cotenna. E il nonno col fosco con mezzo bicchiere di vino refosco. Tutti depositavano i loro doni ai piedi della principessa e il mostro peloso era molto orgoglioso e contento. La famiglia dei peli sulle dita, annunciò ancora il ciambellano. Ecco il figlio Midollo con la salsiccia di fegatini di pollo. E il padre Cornetto con una specie di strano dolcetto. Il nonno Sfortunato con uno sformato deforme sgonfiato. La figlia Venezia con un porcellino ripieno di spezia. La madre Genuffa con un polpettone ripieno di muffa. La nonna Vaniglia con una teglia di miglio e pasta sfoglia. La famiglia dei peli dappertutto, annunciò il ciambellano. E davanti ai cortigiani strabiliati, ecco presentarsi il figlio Guinzaglio con dei vermicelli all'aglio, il padre Dionigi con dei ricci di mare e suffinigi, il nonno Remigio con una caciotta di cacio stagionato, la figlia Rubizza con un pezzetto di pizza stuzzichina, la mamma Robiola con un cavoletto in crema gorgonzola, la nonna Albicocca con un caffè di mocca saltimbocca. I piatti mandavano un odorino delizioso e il re cercò di assaggiarne qualcuno con le dita. «Ma papà, non è educato!» lo sgridò la principessa. Allora il sovrano tirò indietro la mano diventando tutto rosso e disse che avrebbe aspettato l'ora di cena. Quando finì la presentazione di tutte le famiglie pelose, subito i principi e le principesse, i duchi e le duchesse, i conti e le contesse, gli ambasciatori, i sultani e i generali si lanciarono di corsa a tavola. Fu una cena davvero squisita. La principessa Lucilla disse che le famiglie pelose erano gente molto a posto e che la prossima festa bisognava andare a farla nella caverna umida e buia, nel fondo della foresta fitta fitta. Il re voleva protestare, ma non ebbe il tempo. L'orchestra cominciò a suonare e la piccola Lucilla si lanciò con una trottola a ballare un valzer
col suo bel mostro peloso.